Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Out l'ha dovuto dare il Presidente della Repubblica dopo una settimana di scontro durissimo sui migranti tra il governo italiano e francese. Mattarella ha chiamato Macron. Colloquio telefonico e comunicato congiunto per chiarire la grande importanza della relazione tra i due paesi e la necessità che vengano poste in atto condizioni di piena collaborazione in ogni settore, sia in ambito bilaterale sia dell'Unione Europea. Tra Francia e Germania si riparte dai fondamentali, ma la questione migranti resta all'ordine del giorno dell'Europa. Noi abbiamo posto un problema politico, non è che abbiamo detto devono andare tutti in Francia, devono andare tutti in Germania. Serve una strategia per l'immigrazione, perché l'immigrazione non è soltanto un problema italiano. Oggi a Bruxelles è in corso il vertice dei ministri degli esteri, a fine mese si incontreranno quelli degli interni. L'obiettivo del governo Meloni è la redistribuzione dei migranti che sbarcano in Italia, una stretta sulle imbarcazioni delle ONG impegnate nei salvataggi. Le ONG devono svolgere un ruolo non politico, dovrebbero servire a salvare persone in mare, non a fare i taxi. Per ora, dalla sua parte, l'Italia di Giorgia Meloni conta Cipro, Malta, la Grecia, che da paesi mediterranei si uniscono allo scontento per i risultati deludenti dei ricollocamenti e attaccano le imbarcazioni delle ONG definite navi pirata. Dall'altra parte c'è la Germania, che per bocca del suo ambasciatore in Italia difende l'impegno delle ONG nel salvare i migranti in mare, e c'è la Francia, che non sembra disposta a fare passi indietro. Nous dénonçons une décision unilatérale inacceptable, apragmatique, inefficace et injuste de la part de l'actuel gouvernement italien qui appelle des réponses européennes. Nella partita con l'Europa la grande perdente, secondo il portavoce del governo francese, rischia di essere Giorgia Meloni. Sui salvataggi in mare la Commissione europea ha chiarito oggi che sono un obbligo inequivocabile e non c'è differenza tra le navi delle ONG e le altre imbarcazioni. Parigi ha già bloccato 3.500 ricollocamenti concordati a giugno per ritorsione, ma anche per fermare le proteste dell'estrema destra francese. I veri nemici di Giorgia Meloni rischiano di essere i suoi storici alleati, che i migranti non li vogliono né in Francia né altrove. Come gestirà il rapporto con loro adesso che non è più all'opposizione ma al governo?